Oggi presentiamo Pausa d'Arte, un progetto che la Fondazione Palazzo Strozzi porta avanti dal 2017 in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'Accademia di Belle Arti, insieme al contributo di Unicop Firenze. Pausa d'Arte è un'esperienza di formazione rivolta agli studenti e al contempo è un'occasione per i visitatori di Palazzo Strozzi per approfondire le mostre attraverso visite di 30 minuti a cura degli studenti organizzate ogni settimana. Negli ultimi mesi non è stato possibile proseguire il progetto secondo le modalità che avevamo previsto, ma piuttosto che annullarlo, abbiamo pensato di riformulare Pausa d'Arte secondo una nuova modalità. Abbiamo lavorato a distanza producendo un glossario dedicato alle parole della mostra, disponibile da oggi sul sito di Palazzo Strozzi, per entrare maggiormente in profondità nel linguaggio utilizzato dall'artista. E abbiamo sviluppato una presentazione che non è un semplice racconto della mostra, ma che permette di connettere il lavoro di Thomas Saraceno con altre esperienze artistiche, con il pensiero di filosofi, scienziati e intellettuali. La presentazione che segue è il frutto di questa esperienza di lavoro condiviso. Infatti, il progetto è stato curato dal Dipartimento Educazione della Fondazione Palazzo Strozzi con gli studenti del corso di Storia dell'Arte Contemporanea del professor Giorgio Bacci e gli studenti del corso di Storia dell'Arte Contemporanea della professoressa Tiziana Serena. Il tutto, rientra in una collaborazione più ampia che prosegue da diversi anni tra il Dipartimento Sagas e la Fondazione Palazzo Strozzi. Permettetemi di fare una brevissima introduzione al lavoro di Thomas Saraceno, prima poi di lasciare la parola agli studenti. Thomas Saraceno è un artista che si è formato tra Argentina, Germania e Italia e attualmente ha il suo studio a Berlino. Tra le caratteristiche principali del suo lavoro c'è la capacità di mettere in comunicazione le arti visive con altri ambiti disciplinari come l'architettura, la biologia, l'astronomia e anche progetti partecipativi. La presentazione restituisce la ricchezza del suo pensiero e del suo lavoro attraverso un percorso tra le 9 sale. A questo punto lascio la parola agli studenti che sapranno illustrarvi dettagliatamente le diverse sfaccettature della mostra. Aria di Thomas Saraceno è il titolo della mostra e questo che vedete è il manifesto, nonché la copertina del catalogo. È un'immagine un po' dark, piuttosto catastrofica, di una Firenze sommersa dalle acque da cui emergono solo i monumenti principali, vediamo il Duomo, il Palazzo Vecchio, ed è composto sostanzialmente da questa immagine panoramica di Firenze alla quale è stata sovrapposta quest'altra immagine, che è il frutto di un'elaborazione fatta da Superstudio nel 1972, un gruppo di architetti radicali che, forse sensibilizzati da quanto era accaduto pochi anni prima, nel 66, con l'alluvione, avevano ipotizzato una situazione di questa natura. Ora, Thomas Saraceno, in effetti, ha scelto questo tipo di manifesto perché è rimasto colpito da quello che era accaduto a Venezia nel 2019 con l'acqua alta, quando la città fu completamente sommersa. E anche in ragione di questo, rispetto a un progetto iniziale, poi si orientò fino a far diventare questo il manifesto definitivo della mostra. Al centro di questa mostra c'è questa figura che è un ragno palombaro, una argironeta acquatica, una specie molto particolare perché riesce a costruire una bolla d'aria con la quale cattura dell'ossigeno. Voi sapete che i ragni per vivere hanno bisogno dell'ossigeno e addirittura riesce ad alimentarsi. Questo è un po' il simbolo, è una sorta di metafora molto evidente della capacità di sopravvivere che i ragni hanno e che, grazie anche alla loro rete, perché per Thomas Saraceno il concetto della rete, dell'interconnessione fra gli esseri viventi, le specie e il mondo che ci circonda è un argomento di assoluta importanza. Ma entriamo dentro alla nostra mostra e noi ci troviamo immediatamente di fronte a queste sfere che galleggiano al centro del cortile. Sono tre grandi sfere che costituiscono
l'installazione denominata Thermodynamic Constellation, costellazione termodinamica, ed sono collocate ad accogliere al meglio il visitatore. È un'opera che nasce da una vera e propria sperimentazione con reali mongolfiere capaci di volare grazie alla sola energia solare. È un'installazione, come vediamo, space specific, assolutamente space specific, perché l'opera è assolutamente inserita con un effetto di impatto piuttosto forte con questi prototipi di sculture solari che sono trattenuti da corde all'interno di questo, della collocazione che l'opera ha avuto, cioè il cortile di Palazzo Strozzi. Se liberate, le sfere non troverebbero alcun impedimento, alcun muro, e fluttuerebbero verso l'alto, avvalendosi del sole che scalda l'aria all'interno e senza emettere anidride carbonico, ovvero liberi da combustibili fossili. Il palazzo rinascimentale ha un cortile che è aperto verso il cielo, come vediamo, e questo ci fa riflettere o ci riporta al rapporto molto stretto che durante il Rinascimento, la cultura rinascimentale, gli uomini del Rinascimento avevano con l'universo, il microcosmo, il macrocosmo, continuamente in dialogo fra di loro. E lo stesso Strozzi, Filippo, aveva una particolare sensibilità, tant'è vero che interrogò gli astri prima di costruire il palazzo, di avviare la costruzione del palazzo, e riportano le cronache del tempo che all'alba del 6 agosto del 1489 il palazzo iniziò ad essere costruito sotto il segno del Lione. Quindi un legame che è artistico, ma non solo, tra Firenze e Saraseno, e che basta citare su tutti, ha uno stretto rapporto anche con la visione che l'umanista rinascimentale aveva rispetto all'universo. E basta citare Marsilio Ficino, il quale diceva che l'umanesimo astrale, così lo definiva, aveva una realtà materiale che era influenzata dalle meteore, cioè la pioggia e i venti, mentre quella spirituale era influenzata dagli astri, specialmente dal sole. Ecco che torna il tema del sole. Noi possiamo insistere, vogliamo insistere su questo concetto del diretto e stretto rapporto e del dialogo che c'è tra il contenitore e l'elegante palazzo e il contenuto, l'opera di arte contemporanea. Perché queste sfere che saturano lo spazio del cortile e grazie alle loro superfici specchianti rimandano a quello che è il contesto che c'è di fronte. Qui l'immagine è veramente suggestiva, questa è un'immagine e questa è una riproduzione dell'illuminazione notturna, dove questo dialogo continuo appunto fra la cultura rinascimentale e la cultura ultramoderna, addirittura proiettata verso una visione futura del rapporto con l'ambiente che ha l'artista saraseno, è fortemente e molto stretto. È un legame appunto stretto fra l'opera e l'arte, l'opera d'arte rinascimentale e l'opera contemporanea, di arte contemporanea. Ma queste sfere che volano e fluttuano verso l'alto non sono la solo visione che ha Thomas Saraseno, perché lui immagina anche un movimento in senso inverso, cioè di nuvole che secondo una visione un po' utopica cattura e trasporta e avvicina e porta di sotto, quindi ci sono queste sfere che salgono verso l'alto e ci sono anche delle nuvole che vengono portate in basso e trasformate in poliedri naturali speculati, come vedremo, irregolari. Questa veduta è una veduta molto importante perché è la stessa veduta che lo spettatore, il visitatore ha modo di poter fruire, poter vedere, perché nelle sale, la prima e la settima, ci sono dei palchetti, cioè dove ci sono queste vetrate che affacciano sul cortile, su cui è possibile salire e poter guardare questa particolare e suggestiva installazione. Come dicevo, i poliedri irregolari sono stati portati nel terrazzo, nel cortile, e qui abbiamo un esempio molto significativo, perché questo è la nuvola che è stata trasformata e che, guarda caso, è proprio prospiciente alla vetrata della prima sala, dove, come vedremo, ci sarà uno sviluppo di questo elemento di base, di questo elemento di partenza, e si andrà verso la costituzione della prima delle opere.
E infatti, se noi guardiamo la prima sala, ritroviamo questa scultura esattamente dei poliedri irregolari sospesi nell'aria in questa rete di fili particolarmente resistenti e così ben disposti, con questa armonia e con questa resistenza assoluta. Quindi nella sala, come dicevo, ci sono i palchetti su cui si può salire, e una cosa molto importante è la luminosità di questa sala, perché questa prima sala ci accoglie con un grandissimo effetto quasi flashante di luce, così forte, ancora amplificato poi dalle superfici specchianti delle opere, che ci preparano a quello che sarà il seguito della mostra, dove al contrario passeremo in una situazione esattamente opposta, per poi ritornare in una sala che è simmetrica rispetto a questa, la settima, anche quella che guarda verso il cortile, a una situazione di luce piena, come avremo modo di vedere. Questo che tiene insieme i poliedri irregolari del connettoma è un microcosmo di connessioni che sono tutte in rete. Questa rete evoca le tele dei ragni, ma anche il connettoma, quella che è cioè una mappa comprensiva delle connessioni neurali del cervello, del sistema nervoso tutto, in uno schema direi quasi elettrico di connessioni nervose di un organismo. È una rete complessa, in continua trasformazione, che si riformula momento dopo momento a causa delle emozioni, dei comportamenti, degli accadimenti di ciascun individuo, e protrae la sua crescita dopo la nascita e cambia durante l'arco di tutta una vita. Questa rete così fitta è interconnessa fino ad abbracciare gli elementi e i fregi rinascimentali. Il dialogo continua, il dialogo è sempre più forte, il dialogo è molto più particolare, addirittura in questo caso un fregio che ritroviamo nella sala che è assolutamente in armonia con le forme geometriche della installazione. Quest'opera è un'opera inclusiva, lo spettatore e nella condizione, nella possibilità di camminare intorno all'opera stessa, viene da questa avvolto, e poi le superfici specchianti catturano frammenti di immagini circostante e generano ulteriori collegamenti visivi. È uno spettatore emancipato quello a cui parla Saraseno, non c'è dubbio. Questo tipo di elemento che abbiamo visto affacciarsi alla finestra, alla grande vetrata, entrare, far parte di questa installazione, ma addirittura ha una storia molto più articolata, importante, tant'è vero che nel 2011 già Tomas Saraseno aveva ipotizzato che queste strutture potessero, facendo rete fra di loro, costituire quella che, secondo una sua visione assolutamente straordinaria, immaginava essere le Cloud City, cioè le città delle nuvole, cioè strutture che, sostituendo le nuvole nel cielo, potessero rappresentare un luogo dove poter abitare e vivere. Da quel primo progetto iniziale, evidentemente, poi ci sono stati gli sviluppi che si sono avuti nell'arco dei 20 anni, dei 10 anni che sono intercorsi tra il 2011 fino al 2019, quando alla Biennale di Venezia Tomas Saraseno presenta un'opera all'Arsenale molto importante. Sono due le opere, come tutte le altre opere che erano state presentate, come tutti gli altri autori che erano presenti alla Biennale. Quella all'Arsenale è un'opera che si compone di due opere, tra cui questa scultura di cui dirò. Questa grande opera, questa installazione che viene fatta all'Arsenale, ha un titolo molto lungo ma estremamente significativo: When Breath Becomes Air, When Atmospheres Becomes the Movement for a Post-Fossil Fuel, Era Against Carbon Capitalist Clouds. In poche parole, quando il respiro diventa aria e l'atmosfera diventa il movimento per un'immagine post successiva all'era attuale dei combustibili fossili, in cui si avrebbe o si ha una nuova ecologia basata su una collaborazione etica con l'atmosfera e l'ambiente. Ma se noi guardiamo bene questa immagine, dietro a questo suggestivo, straordinario, direi quasi struggente paesaggio, si stagliano da una parte, come monito assoluto e richiamo alla realtà,
le torri della distillazione del petrolchimico di raffreddamento dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera, un sito particolarmente critico, inquinante, che fa veramente, che rappresenta in qualche modo la cruda realtà, ma che evidentemente è ancora esattamente il frutto di quell'inquinamento e di quell'alterazione del clima e dell'ambiente contro cui evidentemente Saraseno cerca di agire. Connettoma quindi è un'opera che include il visitatore, vi ci dialoga, grazie alle superfici specchianti ne cattura frammenti di immagini che connettono in una rete interdipendente. È un'opera che richiama il sistema di connessioni di cui fanno parte l'universo biologico, emotivo, cosmico, con un continuo rimando tra microcosmo e macrocosmo, ancora una volta la cultura rinascimentale, ed introduce in questa prima sala i temi che più ampiamente saranno sviluppati nel proseguio di questa mostra. Entriamo ora nella seconda sala, dove troviamo l'opera Sound in the Air. Siamo di fronte ad un'installazione immersiva che si caratterizza da una stanza completamente buia. L'unica fonte di luce è concentrata sull'opera. L'opera si caratterizza formalmente da 5 fili, come un pentagramma, di una particolare tela di ragno. Questi fili non sono in tensione, ma semplicemente tenuti insieme alle due estremità. Nella sala si trova anche un amplificatore per enfatizzare il suono delle corde di tela causato dal movimento indotto dello spostamento dell'aria, causato a propria volta dal movimento dei visitatori nella sala. Quest'opera porta con sé molti spunti di riflessione. Troviamo riferimento all'arte cinetica, alla creazione di ambienti e all'arte relazionale. Ho scelto di approfondire solo alcuni di questi temi, quelli che potessero essere più funzionali ad una fruizione completa della mostra. Partiremo adesso dal rapporto fra l'arte e l'ambiente. Per Saraseno è importantissimo il rapporto con i ragni e con la natura. Infatti, il tema della relazione fra umano e ambiente, quindi fra spettatore e opera, diventa un filo rosso per tutte le 9 sale. Come dicevamo, questa tela si muovono e producono suono solo per il respiro e il movimento dei visitatori, quindi la relazione tra un soggetto ed un ambiente predefinito. I ragni sono un'altra costante nella produzione artistica di Saraseno. Li usa come modello di vita a cui ispirarsi per il loro modo di comportarsi e rapportarsi e adeguarsi all'ambiente in cui si trovano. Tornando all'opera in sé, parlavamo di seta di ragno. Siamo di fronte a dei fili di seta da ballooning. Il ballooning è una pratica che permette ad alcune specie di aracnidi di volare, producendo questa tela molto resistente che usano come una sorta di paracadute. I ragni riescono così a sfuggire dai predatori e a muoversi da un posto all'altro, percorrendo anche decine di chilometri al giorno e ad arrivando anche a 4 km d'altezza. Un precedente collega vivente di Saraseno è Wolfgang Leib, che già dagli anni 70 parte dalla Land Art e dall'arte minimalista per sviluppare questa sua specificità artistica, cioè l'utilizzare materiali naturali come la cera d'api, i pollini e il riso per la sua produzione artistica. Qui vediamo un'opera esposta poco tempo fa al convento del Museo di San Marco. Altro elemento caratterizzante della sala è la costruzione dell'ambiente, che prevede appunto una stanza tutta buia per stimolare maggiormente l'udito. Uno degli artisti che cominciò per primo a lavorare alla creazione di ambienti fu Fontana, nei suoi ambienti spaziali, che furono progettati già dall'inizio degli anni 40 del Novecento e che venivano distrutti poco dopo la fine dell'esposizione. Con le sue opere Fontana trasformò la concezione tradizionale di pittura, scultura e superando la bidimensionalità della tela e anticipando tutti i movimenti che avverranno poi tra gli anni 60 e 70. Come ultimo aspetto abbiamo l'arte relazionale. Bourriaud in realtà definisce l'arte relazionale come un insieme di pratiche artistiche che prendono come punto di partenza, teorico e pratico, l'insieme delle relazioni umane e il loro contesto sociale piuttosto che uno spazio autonomo e restrittivo. È importante l'arte relazionale in questo caso perché l'opera di Saraseno non rispecchia per definizione ciò che appunto Bourriaud definisce, poiché per Bourriaud
deve essere l'artista che chiede al pubblico la relazione, mentre nel caso di Sound in the Air, Saraseno impone la relazione, perché semplicemente il camminare, muoversi, respirare nella sala obbliga l'opera a muoversi, a produrre suono, quindi la relazione è imposta. Invece un esempio da manuale citato da Burione nell'estetica relazionale è quest'opera di González Torres. Quest'opera si caratterizza da una montagna di caramelle dove il pubblico è invitato a prenderla, portarsela via e mangiarla. Ovviamente c'è una riflessione anche sulla vacuità dell'arte, ma principalmente il rapporto fra spettatore e artista e opera è diretta e richiesta. Entriamo ora nella terza sala. Siamo di fronte nuovamente ad una installazione immersiva dal titolo Webs of Attention. L'opera è composta da reti di seta di ragno, quindi ragnatele, sostenute da supporti in carbonio appesi al soffitto della stanza. L'effetto, amplificato anche dalla semioscurità dell'ambiente, è di trovarsi a camminare in questo mondo fatto di sculture che sembrano quasi fluttuare nell'aria. Qui vediamo una singola teca, l'opera appunto è composta da più teche come questa, di dimensioni variabili e con all'interno delle ragnatele ogni volta diverse. Nella lettura di quest'opera è necessario fare riferimento alla formazione da architetto di Tomás Saraseno. L'artista infatti ha lasciato che fossero i ragni a tessere le proprie reti, coordinando il lavoro di ragni solitari oppure semisociali, lasciati lavorare a turno per un periodo compreso tra le 2 e le 5 settimane. Questi quindi realizzavano la propria tela secondo lo schema di costruzione tipico della loro specie, infatti ci sono proprio dei pattern che le diverse specie di ragno seguono. Dall'altra parte invece dovevano adattare la propria tela a quelle già tessute in precedenza dagli altri ragni, quindi creare fisicamente dei collegamenti tra una tela che non gli apparteneva e la loro. Quindi questi ragni danno vita di fatto a degli habitat che sono utopici, perché impossibili da trovare in natura. Da una parte perché la ragnatela di solito è ad uso esclusivo del ragno che l'ha creata, dall'altra perché questi ragni provengono da diverse parti del mondo, quindi sarebbe semplicemente impossibile trovarli a collaborare a una stessa tela nello stesso luogo. Saraseno da parte sua ha pilotato la forma di queste tele, capovolgendo queste strutture in carbonio affinché i ragni lavorassero più negli spazi vuoti che negli spazi già riempiti dalle altre tele. Quindi, in una certa misura, riusciva ad avere il controllo sulla forma finale della grande ragnatela. Se vogliamo, ha agito come una sorta di architetto di ragnatele. Il tema della connessione, che è molto presente in tutto il lavoro di Saraseno e viene declinato di volta in volta in forme diverse, emerge in Webs of Attention attraverso l'aspetto delle vibrazioni delle tele, che tornerà anche più avanti. I ragni utilizzano infatti le vibrazioni della propria tela come strumento per connettersi con l'esterno. Sono delle vere e proprie estensioni dei sensi dei ragni, queste tele, e gli servono per essere connessi con ciò che gli accade intorno. Quindi, in Webs of Attention è l'uomo che sta entrando nell'habitat del ragno e non il contrario, come accade di solito. Questo è un cambio di punto di vista e un ribaltamento di ruoli che mette in discussione l'idea dominante di gerarchia tra le specie. Lo spettatore è invitato a portare la propria attenzione
a questi mondi, quelli dei ragni, appunto, che solitamente sono impercettibili perché molto piccoli oppure perché distanti dalla dimensione dell'uomo, ma che nella lettura e nella comprensione di quest'opera devono invece diventare reali e centrali. Un altro aspetto rilevante dell'opera è la componente musicale relativa comunque all'ambito del suono. Se nella sala precedente, in Sounding the Air, eravamo di fronte ad un'installazione sonora a tutti gli effetti, in Webs of Attention il tema della musica e del suono emerge in modo più metaforico, specialmente nelle terminologie usate per far intendere allo spettatore qual è il ritmo con cui i ragni hanno tessuto le tele. In questo caso sono parte integrante della comprensione dell'opera le didascalie che Saraseno ha studiato per questa sala. Infatti i ragni, a seconda che fossero singoli oppure gruppi, sono denominati solista oppure trio. Se a questo si aggiunge il ruolo di Saraseno come una sorta di direttore d'orchestra, ecco che la creazione delle tele diventa una sorta di sinfonia corale o comunque un lavoro d'orchestra. Ciò che sta facendo Saraseno quindi in Webs of Attention è invitare lo spettatore ad immaginare che cosa potrebbe essere la comunicazione e la cooperazione tra specie diverse. Queste ragnatele sono esercizi di collaborazione tra i ragni e l'artista, quindi in senso più ampio tra i ragni e l'essere umano, che ci portano a riflettere sulla possibile coesistenza di più specie nello stesso habitat e di quelli che possono essere dei modi alternativi ed ecologici di abitare lo spazio. In questo senso si trovano diverse analogie tra il metodo di Saraseno e quello degli architetti radicali degli anni 60 e 70, come ad esempio Gianni Pettena o i gruppi Archizoom o Superstudio. Superstudio che peraltro è esplicitamente richiamato nella locandina della mostra. Esistono dei punti di contatto nel rapporto, nell'attenzione al rapporto tra l'uomo e l'habitat, quindi come l'uomo abita o potrebbe abitare lo spazio che lo circonda, ma soprattutto un grande punto di contatto è l'atteggiamento profondamente sperimentale di tutte queste discipline che accetta l'utopia perché si cura più della sperimentazione creativa che della fattibilità del progetto. L'utopia per Saraseno è pensare che l'uomo e il ragno possano convivere nello stesso habitat oppure, come si vedrà più avanti, che l'uomo possa volare senza combustibili fossili. L'utopia che qui vediamo di Superstudio in questa serie di litografie che sono i salvataggi di centri storici italiani, l'utopia di Superstudio è allagare Firenze oppure trasformare i canali di Venezia in viali di San Pietrini oppure sotterrare i fori romani così da poter vivere un nuovo rinascimento. È una dimensione quindi profondamente sperimentale. E la pratica artistica dei gruppi radicali si è addentrata in un territorio dove gli strumenti dell'arte visiva e quelli dell'architettura entrano in profondo contatto e i confini tra queste discipline si fanno molto labili, tanto che lo stesso Gianni Pettena è arrivato a affermare che per fare architettura si dovesse far scomparire l'architettura per poi farla riapparire sotto altre formulazioni. In questo filone si inserisce l'opera dell'artista architetto statunitense Gordon Matta Clark, attivo principalmente negli anni 70. Matta Clark ha fuso il linguaggio architettonico con svariate pratiche, tra cui il video, la scultura e anche la performance, usando spesso gli edifici e le loro parti
come materiale per le sue opere. Questi edifici venivano bucati, tagliati, intere parti asportate con un atteggiamento, con uno sguardo che è anche archeologico, che presta anche attenzione ad elementi come la stratigrafia di questi edifici e porta alla luce, spesso appunto attraverso la distruzione, le connessioni di nuovo tra individui, spazi e contesti che a volte emergevano semplicemente buttando giù un muro. Martha Clark nel 1973 ha fondato un gruppo chiamato Anarchitecture, perciò anarchitettura, che ben riassume questo atteggiamento anarchico, distruttivo nei confronti della disciplina. Quello che vediamo nello schermo è il progetto per Islands Parked on the Hudson, quindi isole parcheggiate sul fiume Hudson, ed era un progetto secondo cui un convoglio formato da 6 chiatte doveva viaggiare nel fiume Hudson a New York portando di volta in volta in un luogo diverso questo giardino che doveva interferire con il paesaggio urbano ma soprattutto con la relazione che gli abitanti di questo paesaggio urbano hanno con lo spazio che abitano, perciò di nuovo il rapporto tra l'uomo e il suo habitat. In Martha Clark, come in Saraseno, specialmente in un'opera come Webs of Attention, l'architettura perciò è uno strumento che parla del rapporto dell'uomo con lo spazio attraverso una pratica artistica che si espone al dibattito culturale del tempo ed è profondamente aperta alle contaminazioni e alle connessioni con altri campi del sapere. Entrando nella sala 4 del percorso espositivo, veniamo inizialmente colti da una sensazione di spaesamento. Nella sala buia in cui ci troviamo, riusciamo a cogliere solo una luce rossa che illumina un reticolato fitto, un groviglio confuso dal quale non si percepisce né profondità né spessore. A poco che ci ambientiamo, però, ci rendiamo conto che questo reticolato è una ragnatela. Se nelle sale precedenti abbiamo indagato le diverse tipologie di tele di ragno e di filamento, in questa sala cerchiamo di approfondire l'aspetto formale della ragnatela, andando ad indagare anche i filamenti invisibili ad occhio nudo. E tutto questo ci è permesso grazie a questo laser che, posto dietro alle ragnatele, ce le fa vedere in tutta la loro interezza. Fin dall'antichità l'uomo si è avvalso di strumenti per poter accrescere le conoscenze che ha di se stesso e del mondo. Infatti, se pensiamo allo stesso Galileo Galilei, che nel 1600, potenziando il suo cannocchiale, scorse dei moti stellari e dei pianeti che prima di allora era impossibile vedere, e questo gli permise di elaborare delle teorie al tempo impensabili. Ma tutt'oggi l'utilizzo di strumentazioni avanzatissime nella microtecnologia permette operazioni anche in altri ambiti, quali ad esempio il restauro. L'utilizzo del laser nel campo del restauro è diventato fondamentale. Il laser permette delle operazioni minuziosissime, come ad esempio andare ad indagare gli strati di pittura o proprio operazioni di restauro che manualmente sarebbe impossibile da attuare. Ma come mai Thomas Saraseno ci invita ad osservare in maniera così minuziosa le ragnatele? È stato osservato che la forma delle ragnatele è molto simile ad un'altra struttura infinitamente molto più grande, la rete cosmica. La rete cosmica è il modo in cui le galassie si attraggono e si respingono nell'universo. Rete cosmica deriva proprio dalla ragnatela, infatti in inglese è cosmic web. Ma facciamo un passo indietro e raccontiamo a grandi linee cos'è l'universo. L'universo è l'insieme di tutti i corpi celesti che si muovono sotto l'influsso della forza di gravità.
Pianeti, stelle, gas e nebulose si raggruppano in sistemi. Questi sistemi si attraggono a loro volta formando delle gigantesche galassie. Le galassie, a centinaia e centinaia, tendono a riunirsi in quelli chiamati ammassi di galassie. Questi ammassi di galassie, queste appunto concentrazioni di centinaia e centinaia di galassie, formano delle aree di maggiore o minore densità in tutto l'universo. Grazie a specifici software, oggi ci è possibile vedere i tratti di questa gigantesca struttura chiamata rete cosmica, rendendoci appunto conto che sono similissimi ai tratti di una ragnatela, di una tela, di un ramo. Un'altra cosa in comune è il fatto che è stato osservato che sulle ragnatele è presente una colla prodotta dai ragni stessi, ma dotata di carica elettrostatica. Questo gli permette alla ragnatela di comportarsi come un magnete, capace di attrarre a sé dai piccoli insetti fino ai minuscoli corpuscoli nell'aria, che rimangono poi imprigionati sui filamenti e sui nodi della tela del ragno, esattamente come troviamo gli ammassi di galassie raggruppati sui filamenti e sui nodi della Cosmic Web. L'artista ci spinge ad osservare l'analogia fra queste due strutture, la rete cosmica e la tela del ragno, rendendo questo connubio di arte e scienza un'esperienza pragmatica e profonda, che ci invita a riflettere tra il micro e il macrocosmo, due mondi molto più uniti di quanto non si pensi. Lo stesso nome della sala, How to Entangle the Universe in a Spider Web, fa riflettere su diversi ambiti disciplinari, quali l'astronomia, la fisica, oltre a quello dell'arte. E questo è uno studio che, per comprendere il lavoro di Tomás Saraceno, è importante. Parte Earth Matters Jane Station è il nome dell'opera che troviamo nella sala 5. Parte Earth Matters Jane Station è un'installazione ricca di molti elementi e tematiche che abbiamo già affrontato nelle sale precedenti. Quest'opera si basa su un fascio di luce che illumina ciò che fluttua nell'aria. Ci sono milioni e milioni di particelle che si muovono e il loro movimento è influenzato da un movimento, da come ci muoviamo, producendo una frequenza non udibile all'uomo. Le frequenze prodotte dallo spostamento delle particelle di polvere risuonano sui fili di una ragnatela, amplificando le vibrazioni prodotte dal ragno nella sua tela. Questo riverbero è amplificato da un altoparlante posto sotto il fascio di luce, in modo tale che ci dia la possibilità anche a un orecchio umano di ascoltare queste vibrazioni. Il movimento delle particelle sono catturate a loro volta da una telecamera a circuito chiuso, ci permette di rivederle proiettate all'interno dell'ambiente. La proiezione delle particelle sono a sua volta proiettate in un video che filma la grande nube di Magellano, una galassia nana lontana 163.000 anni luce, la cui luce ci mette 163.000 anni, quindi ad arrivare fino a noi. Questo vuol dire che quello che vediamo è un'immagine del passato e molto probabilmente potrebbe anche non esistere più. Saraceno, essendo un abile artista che riesce a coniugare arte e scienza, riesce a valorizzare un argomento prettamente scientifico in una vera e propria forma d'arte. Come abbiamo visto nella sala 4, riscontriamo il perfetto connubio tra arte e scienza, dove appunto la struttura a rete delle ragnatele ed alcune sue caratteristiche sono state associate alla macrostruttura della rete cosmica. Abbiamo già incontrato nella sala 3 il lavoro attento e incredibilmente geometrico coordinato dei diversi ragni. E come potete notare, anche in questa sala è presente una ragnatela.
ma con la particolarità che è l'unica con all'interno un ragno vivo. Un ragno di una specie locale già presente a Palazzo Strozzi, che tesse la sua ragnatela in una teca in struttura di carbonio totalmente aperta. La tela continuerà a cambiare e a progredire con il resto, con tutta per il resto della durata della mostra. Si potrebbe dire che è proprio un vero work in progress. Quindi Saraseno ci mette di fronte a due realtà iperconnesse, ovvero il macrocosmo e il microcosmo. Ma se nella sala 4 fa riferimento in particolar modo a un'analogia formale tra la tela del ragno e la rete cosmica, qui si focalizza soprattutto su un costituente microscopico della materia, ovvero la particella. Struttura l'opera in modo tale da far percepire la complessa rete che unisce l'uomo con sia il microcosmo delle particelle, sia il macrocosmo dell'universo, delle galassie. Vi ho voluto qui riportare questa frase. Le frequenze prodotte dalla coreografia delle particelle di polvere risuonano nei fili di mia ragnatela, mentre le vibrazioni prodotte dal ragno nella sua tela vengono amplificate da un altoparlante posto sotto il raggio di luce. E nascosto nella polvere c'è il materiale particolato. E sarebbe giusto fare come prima cosa, chiedersi cos'è. In secondo luogo dovremmo fare inevitabilmente un riferimento a come il materiale particolato è presente nella nostra era geologica, ovvero l'antropocene, ed infine quali sono le reali conseguenze della salute. Il particolato è quello che in altri contesti viene chiamato pulviscolo atmosferico, polveri sottili, ed è costituito da tutto ciò che rimane sospeso nell'aria che respiriamo. Ha origini diverse, possono essere sia naturali sia causate dall'azione dell'uomo. È una composizione che dipende dalla sorgente e può includere frazioni di materia organica o inorganica in proporzioni molto variabili. Il particolato con origine naturale può includere la fuliggine, i pollini, i frammenti di roccia erosi dal vento e così via. Il particolato antropico, ovvero dovuto all'intervento dell'uomo, deriva ad esempio da freni asfalto durante la guida, centrali inceneritori dal fumo, del tabacco, soprattutto le sigarette. E il particolato viene indicato con la sigla PM più un numero. PM sta per particulate matter, materiale particolato, quindi come potrete appunto vedere dal titolo dell'opera. E il numero può essere ad esempio 10 o qualsiasi, cioè dipende dalla dimensione, rappresenta una grandezza legata essenzialmente alle dimensioni della particella, detta diametro aerodinamico, misurata in millesimi di millimetri. Quindi particelle più grandi corrisponderanno a numeri più grandi, a seconda dunque di un parametro ben preciso. Ci tengo a specificare le misure più convenzionali e che sentiamo che sono da tutti i giorni, come il PM10, formate da particelle inferiori a 10 centesimi di millimetro che superano nase e laringe e si depositano nei bronchi, e PM2.5, particolato fine, che hanno diametro inferiore a 2,5 centesimi di millimetro e penetrano fino ai polmoni. Alcuni particolati sono benefici per la salute, mentre per altri contengono delle sostanze considerate cancerogene di alto livello. Gli effetti dell'inalazione del particolato provocano malattie respiratorie e problemi cardiovascolari.
ma influenzano oltretutto negativamente la salute dell'intero nostro pianeta. Quindi mi piaceva riportare questa frase che è abbastanza eloquente per quanto riguarda il nostro periodo storico che stiamo affrontando. Tutto l'antropocene come epoca geologica proposta mi suona attraverso una particella di particolato o PM2.5 ed esprime la tensione tra micro e macro. Con questa installazione dunque Saraseno porta la nostra attenzione verso l'infinitamente piccolo, ciò che è parzialmente precluso alla vista, ma che ha un impatto sulle nostre vite, si potrebbe dire paradossalmente macroscopico, sull'ambiente in cui viviamo. Crea un ambiente in cui più elementi, come abbiamo visto, il pulviscolo nell'aria, una ragnatela, un fascio luminoso, una vibrazione sonora e una proiezione video, sono concatenati tra loro in un complesso rapporto di causa-effetto. Verrebbe da dire che siamo all'interno di una rete complessissima dove noi siamo un piccolo tassello di questo ecosistema. Si celebra quindi nuovamente la interconnessione di tutte le cose. Entriamo adesso nella sala 6, in cui perdiamo la cognizione di essere all'interno di Palazzo Strozzi. Quindi ci troviamo in un ambiente immersivo. Con la sua installazione a Thermodynamic Imagery, infatti, Saraseno si proietta nello spazio cosmico. L'installazione si compone di una serie di sfere e sculture in vetro soffiato che sono appese con dei fili. Vi sono poi dei faretti che proiettano le ombre di queste sculture a mezz'aria sulle pareti e dei videoproiettori che proiettano invece delle videoproiezioni. L'opera è un'opera site-specific, cioè che dialoga con l'ambiente in cui si trova e ogni volta viene riallestita in maniera differente. Vediamo ad esempio l'allestimento per la medesima opera all'esposizione omonima che si è tenuta al MAT di Lisbona nel 2018, oppure l'allestimento adottato al Palais de Tokyo di Parigi per l'esposizione On Air nel secondo semestre dello stesso anno. Oltre ad essere un'opera specifica, anche un'opera d'arte relazionale, cioè non è assoluta, ma l'installazione cambia in relazione all'ambiente e al pubblico. Entrando nella sala, infatti, la sagoma dell'osservatore può affiancarsi o sovrapporsi alle ombre di queste sculture a mezz'aria e delle videoproiezioni. Quindi si crea un gioco di ombre e di invasione di traiettorie altamente suggestivo, che disegna sulle pareti una composizione continuamente mutevole. L'opera quindi da una parte va a incorporare il corpo dell'osservatore come sua parte integrante, dall'altra le pareti della sala, che viene trasformata da semplice contenitore a oggetto d'attenzione in sé. Dunque, l'opera non è più una totalità trascendente o statica, come poteva essere una statua o un dipinto, che rimane uguale a se stesso indipendentemente da chi lo guarda o da dove si trova. Ma si presenta come un quasi oggetto, che sviluppa una vita propria in relazione a ciò che la circonda, ricevendo degli stimoli dall'esterno e cambiando con essi. Il concetto di quasi oggetto era stato per la prima volta inaugurato dal filosofo Sterre, viene poi sviluppato da Bruno Latour e richiama anche la lettura di The Materialization of Art Objects, di Lucy Lippard, in cui si analizza come l'oggetto artistico tra gli anni 60 e 70 sia stato smaterializzato dalle nuove pratiche di arte concettuale e riformulato come un set di relazioni. L'opera quindi non è più recepita passivamente, ma il processo percettivo dell'osservatore diviene parte integrante del lavoro e questo è un aspetto fondante della pratica di Saraseno. Le sue opere infatti fungono da sensori o amplificatori di quelli che sono i nostri sensi, permettendoci di cogliere ciò che con il nostro comune grado di attenzione non saremmo capaci di afferrare.
In questo caso la volontà è di farci percepire l'universo intorno a noi. Viviamo nell'oblio dello spazio in cui siamo immersi. E Saraceno, con una lettura poetica, suggerisce che l'unico momento in cui ci rendiamo conto di essere parte del cosmo è durante un'eclissi, cioè quando un corpo celeste come la Luna si interpone tra il Sole e la Terra, andando a oscurare temporaneamente il Sole e lasciando il nostro pianeta nell'ombra. Saraceno dunque riproduce un vero e proprio teatro di eclissi e per permettere una relazione con quello che è infinitamente più grande di noi, quindi l'universo, lo riproduce in miniatura, quindi sfrutta il cosiddetto processo di upscaling. In una sua intervista fa riferimento a Alice nel Paese delle Meraviglie. Come nel racconto di Carol, anche Saraceno cambia taglia agli oggetti per far emergere quello che è infinitamente piccolo o permettere invece di relazionarsi con ciò che è grandissimo, gigantesco. Il risultato è la creazione di un ambiente altamente suggestivo e contemplativo, in cui attraverso il gioco, quindi questo fantasmagorico, avvicendarsi di luci, ombre e videoproiezioni, viene stimolata una meditazione. Infatti la sua non è solamente una forma di estetica relazionale, ma anche una forma di estetica cosmologica, cioè un insieme di pratiche che cercano di sintonizzare in maniera allettante e concreta con il cosmo, sfruttando quello che è il potenziale dell'immaginazione. Questo si riconnette alla filosofia di Alfred North Whitehead, che è un matematico e filosofo britannico vissuto tra il secondo 800 e il primo 900. Anche lui, come Saraceno, mescolava estetica e cosmologia, ritenendo che l'estetica, cioè in filosofia la dimensione percettiva, fosse il punto di partenza per un'analisi speculativa sul mondo. Quindi la percezione diveniva il primo accesso alla conoscenza e alla realtà. Questo riflette la pratica metodologica di Saraceno, che parte dalla percezione per stimolare una più ampia riflessione sulla realtà che ci circonda. Inoltre, Whitehead, come Saraceno, cerca di superare quello che è il divorzio tra discipline diverse, ritenendo che tutte sono radicate nella percezione. La sintonizzazione con lo spazio che ci circonda, che Saraceno vuol favorire attraverso la sua pratica artistica, è oggi più che mai una necessità urgente. Infatti, la Terra non è separata dal cosmo, ma ne dipende. Basti pensare alla luce del Sole, senza la quale non ci sarebbe vita. Se però nell'antichità l'uomo viveva in comunanza con la natura e il cosmo, infatti il ritmo della sua vita era dettato dal sole e dall'avvicendarsi delle stagioni, oggi questa armonia è stata infranta. Viviamo nell'antropocene, ossia un'era geologica che è caratterizzata dall'uso dei combustibili fossili, in cui l'uomo ha un impatto così forte da minare gli equilibri stessi del pianeta. Tuttavia, questo regime non è più sostenibile a causa dei costi ambientali che esso comporta. Rispondendo alle conseguenze dell'antropocene, Saraceno, con questa installazione e la sua arte, ci invita a riarticolare il nostro rapporto con il cosmo e la natura. In particolar modo, ci invita a entrare in una nuova era, l'interplanetariocene, caratterizzata da una nuova armonia tra Terra, Sole e cosmo. Dunque, l'eclissi, che è il momento in cui corpi celesti e astri sono allineati, diviene metafora di questa nuova alleanza interplanetaria. Per fare ciò, però, è necessario accogliere un nuovo immaginario termodinamico, di cui il titolo dell'opera, A Thermodynamic Imagery. Infatti, la termodinamica è quella branca della fisica che si occupa delle trasformazioni di calore in energia. Oggi non basta più basarci unicamente sulla combustione, ma bisogna accogliere nuove modalità di trasformazione energetica, come la dissipazione, il rilascio, la conduzione. Queste tematiche sono condivise anche dall'artista danese contemporaneo Olafur Eliasson. Anche lui, come Saraceno, pratica un'arte relazionale e ritiene che l'arte possa contribuire allo sviluppo di soluzioni ai più urgenti problemi globali e sociali,
rendendo innanzitutto l'uomo più consapevole. Dunque il potenziale dell'arte non sta nella opera in sé, ma nell'incontro tra opera, ambiente e spettatore. E la sua pratica si concreta nella realizzazione di ambienti immersivi, multisensoriali e multimediali, in cui si suscitano e turbano i sensi comuni. Parte del suo lavoro esplora quelli che sono gli effetti di luce proiettata, come in questa installazione Man for Unthought Thoughts. Qui al centro della sala è posta una luce rotante, che quindi crea dei giochi di ombre continuamente mutevoli. Lo spettatore, muovendosi e avvicinandosi o allontanandosi dalla fonte luminosa, fa sì che la propria ombra muti forma e taglia. Quindi il corpo dell'osservatore è reso parte integrante del lavoro. E così, come in Saraceno, attraverso una interazione molto leggera, si dirige quella che è l'attenzione dell'osservatore verso il suo essere una presenza attiva nell'installazione così come nello spazio, visualizzando la sua presenza con questi giochi di luce e ombre. Anche Eliasson, così come Saraceno, ritiene che il modo in cui abitiamo il mondo non sia più sostenibile né etico e invita all'utilizzo di fonti di energia alternative. Da questa esigenza nasce Little Sun, che è una piccola lampada portatile solare che vuol portare luce a quel 20% della popolazione che non ha accesso all'energia elettrica e ridurre quelli che sono i danni alla salute causati dall'uso del cherosene. Infine, sia Eliasson che Saraceno cercano di promuovere dei modelli di vita alternativi con dei laboratori collettivi, che sono occasione di lavoro condiviso e scambio di pratiche. Da una parte vediamo Saraceno con i suoi flights, che sono degli esperimenti di volo collettivi, di lancio di palloni aerosolari, cioè che si libera in cielo solamente grazie alla dissipazione del calore del sole. Dall'altra parte abbiamo invece Green Lights, an Artistic Workshop, un laboratorio per la prima volta ospitato a Vienna nel 2014, in seguito a un'ondata migratoria, e poi riproposto nel 2017 alla Biennale di Venezia, in cui i rifugiati, visitatori e creativi si trovano insieme a costruire delle lampade prismatiche, verdi come il colore della speranza, e riflettere sulla questione dell'immigrazione. Quindi, come direbbe Bourdieu, l'arte non cerca più di costruire dei mondi altri, ma ci invita a abitare meglio il nostro pianeta e quindi a sfruttare quelle che sono le circostanze offerte dal presente per trasformare il contesto della vita in un universo durevole. La settima sala è intitolata Flying Gardens. All'interno della mostra ci siamo trovati in ambienti completamente illuminati, come nel caso della prima sala. Ci siamo addentrati in ambienti bui, come le quattro sale successive, per poi riemergere in una condizione di semioscurità nella sesta sala. Adesso con Flying Gardens ritroviamo una luce naturale che filtra dalle grandi finestre di Palazzo Strozzi e torniamo con i piedi a terra dopo aver analizzato i movimenti delle grandi sfere celesti. All'interno della sala è possibile trovare delle grandi sfere di vetro appese al soffitto, all'interno delle quali sono posizionate delle piante di tillandsia. Questa pianta è stata scelta da Thomas Saraceno per il suo rapporto particolare con l'aria. Infatti si tratta di una pianta epifita, ovvero una pianta che non necessita di crescere con le radici a terra e che sostanzialmente quindi le permette di crescere ovunque e che si alimenta con le sostanze nutritive che trova nell'aria. Questo è molto importante da sottolineare perché ci fa pensare all'aria come non uno spazio vuoto, ma uno spazio ricco di vita che porta con sé pollini, polveri e vapore acqueo. Ma come ricorda Stefano Mancuso durante il talk con l'artista che si è svolto durante il primo fine settimana dopo l'apertura della mostra, la tillandsia non ha sempre presentato queste caratteristiche, ma è frutto di un'evoluzione e di un adattamento della pianta di fronte a una condizione di necessità e di sopravvivenza. Questo ci permette di definirla una pianta resiliente
e di metterla anche a confronto con la condizione umana, che oggi si trova a dover fronteggiare una natura che si sta ribellando proprio alle azioni umane. E ci permette anche di introdurre un termine molto importante che è antropocene, un termine che ha visto la sua comparsa in ambito scientifico negli anni 80 del Novecento e che identifica l'era geologica che stiamo vivendo, in cui l'uomo diventa agente geologico capace di modificare con le sue azioni l'ambiente e l'atmosfera. Ma l'opera di Saraseno getta le basi per l'approdo a un'altra era, l'era dell'aeroscene, un'era in cui l'aria viene valorizzata e rivalutata, dove l'aria diventa un grande spazio neutro all'interno del quale tutti gli esseri viventi, uomo compreso, possano vivere, collaborare in completa armonia, senza necessità da parte dell'uomo di doverlo colonizzare come ha fatto con la terra. In questi anni Thomas Saraseno ha pensato anche ad una nuova mobilità per l'uomo attraverso le sculture aerosolari, dei grandi palloni riempiti d'aria che per le caratteristiche del materiale con cui è stato realizzato attrae i raggi ultravioletti che creano uno sbalzo termico tra la parte interna e l'esterno della scultura aerosolare che permette quindi un moto ascensionale, permette a queste sculture di volare. In questo caso possiamo trovare sulla sinistra una fotografia rappresentante uno di questi voli che sono stati fatti da una comunità che è nata nel 2015 grazie proprio ai lavori di Thomas Saraseno, che è l'Aerosin Foundation, e che permette appunto alle persone che ne fanno parte di portare a giro per il mondo queste sculture aerosolari e di sensibilizzare l'uomo a questa rivalutazione dell'aria. Sulla destra invece possiamo trovare uno dei backpack, degli zainetti che vengono utilizzati durante questi voli e che hanno al loro interno tutto il necessario per poterlo fare. All'interno del catalogo troviamo un contributo molto importante di Emanuele Coccia che ci fa capire come si è evoluto il pensiero di Thomas Saraseno. Il suo pensiero parte da un'affermazione fatta da Richard Buckminster Fuller, che è un architetto utopista, che crede nella Terra come una grande nave spaziale sulla quale vengono trasportati tutti gli esseri viventi. Nel suo manuale operativo per nave spaziale Terra, infatti, ci dice: la nave spaziale Terra è così superbamente progettata da essere in grado di rigenerare la vita al suo interno a dispetto dell'entropia, quel fenomeno per il quale tutti i sistemi fisici limitati perdono energia. Per cui è necessario che otteniamo l'energia biologica, vita rigenerante, da un'altra nave spaziale, il Sole. Thomas Saraseno parte da questa affermazione, ma crede che gli esseri viventi che sono trasportati al di sopra di questa nave spaziale Terra possano essere a loro volta una nave spaziale, e la nave spaziale può essere anche un essere trasportato, come se tutto potesse essere tutto. E quindi questa sorta di ribaltamento del mito noaico che era stato di cui parlavamo prima, che artefice un po' Buckminster Fuller nel considerare la Terra come una grande nave spaziale, non è limitato alla sola Terra, ma viene ampliato a tutto il cosmo. E ce lo fa capire bene proprio Emanuele Coccia con le sue parole, dicendo: ma se tutto nello spazio è veicolo, se tutto è un insieme di astronavi, aquiloni, mongolfiere in uno spazio infinito, allora l'idea stessa di un'arca che possa raccogliere tutti i viventi si rovescia. Il cosmo sembra diventare, nella mente e nell'opera di Saraseno, un meccanismo che impedisce alla vita di concentrarsi in un solo luogo, che sia la Terra o uno dei suoi luoghi. Thomas Saraseno, come ha accennato anche nella prima sala, da buon architetto utopista, crea anche delle strutture che vengono chiamate cloud city, nella quale si pensa che un giorno
l'uomo possa vivere. E qui abbiamo un esempio di una sua installazione sul rooftop, sul tetto del Metropolitan Museum nel 2012. Ma non è solo Thomas Saraceno a pensare ad una nuova idea di aria, una rivalutazione dell'aria, bensì c'è anche un giovane artista milanese, Gianluca Quaglia, che ha partecipato con una sua opera alla mostra che si è realizzata nel 2014 a Camerano, intitolata Se dico aria, nella quale ci mostra appunto la sua opera da lontano ma vicino. Gli artisti che hanno partecipato a questa mostra sono stati invitati a completare la frase che è parte appunto del titolo, Se dico aria, e Gianluca Quaglia ci dice che se dico aria dico paesaggio. Per comprendere meglio questa affermazione, come si possa avvicinare alle idee anche di Saraceno, guardiamo l'opera da lontano ma vicino, nella quale appunto l'artista prende 500 poster rappresentanti un paesaggio montano, anche piuttosto diciamo standardizzato, ne incide la silhouette delle montagne e appende alle pareti della stanza dove è presente l'installazione la parte comprendente il cielo, mentre la parte che si riferisce alle montagne viene accartocciata e disposta all'interno della sala. Allora, il visitatore è invitato a entrare e percorrere la sala, diciamo, a entrare a far parte di quel paesaggio che è rievocato dal cielo e di cui è possibile ancora vedere e percepire la presenza delle montagne, ma le montagne ora assumono una nuova materialità, una nuova tridimensionalità e un nuovo peso. Lo stesso Gianluca Quaglia ci dice che la mia definizione di paesaggio si avvicina al concetto di esperienza nella misura in cui acquisiamo conoscenza attraverso il contatto diretto con la realtà che vediamo e viviamo. Tocchiamo l'aria e l'aria tocca tutto ciò che è nel paesaggio, montagne, palazzi, piante, animali e persone, ma l'aria è anche dentro di noi, nei nostri polmoni. La respiriamo, la sperimentiamo e la sentiamo. In questo senso non esiste un limite tra noi e ciò che guardiamo. Ci muoviamo nella ambiente e siamo l'ambiente. Quindi questo ci fa capire come la vicinanza con Thomas Saraceno sia proprio nel pensare ad un'aria che è un luogo pieno di vita, un crogiuolo di vita e allo stesso tempo parte della nostra realtà che viviamo, è presente ovunque. Entriamo adesso all'interno della sala dell'aracnomanzia, un ambiente intimo separato dalla mostra ma che lega fortemente tutte le sale, proprio perché ad ogni stanza è stata attribuita una carta d'aracnomanzia diversa. Qui, oltre al tavolo dove sono riportate tutte le carte, è presente una teca con all'interno una ragnatela che richiama l'immagine del ragno come protagonista silenzioso. L'aracnomanzia è una forma di divinazione diffusa in alcune zone dell'Africa occidentale, basata sull'osservazione dei movimenti dei ragni, poiché si ritiene che questi animali possiedano delle capacità sensoriali che permettono loro di entrare in contatto con le vibrazioni della terra e conoscere così il futuro. Thomas Saraceno, a seguito dei suoi studi sulle pratiche di divinazione in Gam della popolazione Mambila in Camerun e in Nigeria, ha disegnato le Arachnomancy Cards, un mazzo di 33 carte per consultare gli oracoli ragnatele. Nella sala è possibile partecipare a delle letture individuali delle carte con uno psicoterapeuta ad orientamento gestaltico. La Fondazione Palazzo Strozzi è riuscita ad organizzare queste letture anche durante il periodo del lockdown a distanza. Lo studio Thomas Saraceno, inoltre, per dare la possibilità a tutti
di poter consultare l'oracolo, ha sviluppato l'app Arachnomancy. Con questa è possibile avere una risposta dall'oracolo ragno, fotografando una ragnatela presente nell'ambiente a noi circostante e selezionando una delle carte. Come Saraseno utilizza il mezzo del tarocco in maniera diversa e del tutto innovativa, accostandolo e rielaborandolo alla luce delle pratiche di divinazione africane, un altro artista si interessa ai tarocchi e ne dà una sua interpretazione, Alejandro Jodorowsky. Il regista ha rinnovato completamente l'interpretazione delle carte e l'approccio ai loro simboli, utilizzandoli come strumento di crescita personale e di consapevolezza interiore. Sviluppa infatti un nuovo approccio, da lui chiamato tarologia, con il quale interroga il consultante sul suo passato mediante la guida degli arcani per aiutarlo a risolvere i problemi del presente. Jodorowsky ogni mercoledì si reca al Caffè Le Téméraires per fare queste sue letture in maniera del tutto gratuita. Nell'intento inoltre di trovare un significato più profondo di queste letture, l'artista si dedica concretamente alla restaurazione di un mazzo di tarocchi. Come modello di studio sceglie i tarocchi di Marsiglia, poiché sembrano essere i meno influenzati da modifiche autoriali successive, e come Saraseno compone un nuovo mazzo, i tarocchi Jodorowsky Chamoan, i quali derivano sì dai tarocchi di Marsiglia, ma sono totalmente rivisitati nei colori e nei simboli. Anche le carte di Tomas Saraseno discendono da tarocchi quattrocenteschi, ma raffigurano elementi con i quali la ragnatela si connette, esplorando temi che spaziano dalla natura, il cosmo, fino al cambiamento climatico. Hanno quindi una forte connessione con le sue opere. L'esempio che vorrei mostrare si riferisce alla carta Travel Companions, la quale raffigura una fitta ragnatela sospesa in aria. Questa ricorda moltissimo l'installazione In Orbit del 2013, composta da una rete in acciaio sospesa a più di 25 metri dal suolo sopra la piazza del K21 Standehaus di Düsseldorf. Quando più persone entrano simultaneamente nella costruzione, la loro presenza altera la tensione dei fili di acciaio, generando in questa maniera un movimento. I visitatori, così proprio come i ragni all'interno della ragnatela, riescono a percepire lo spazio attraverso la vibrazione. Lo stesso Saraseno ne parla come una nuova forma ibrida di comunicazione. L'installazione In Orbit fa parte di un progetto più ampio, Airport City, cioè la città del futuro sospesa in aria. Saraseno considera la città nuvola sia un sogno utopico, ma anche una risposta alla crescente inabitabilità della Terra, dovuta alla crescita della popolazione mondiale e alla drammatica crisi ecologica. Possiamo quindi considerare le Arachnomancy Cards come una summa del lavoro e dello studio di Tomas Saraseno. L'oracolo parla di tanti futuri possibili che si possono a noi prefigurare e come il ragno sceglie la nostra carta, è l'uomo a dover attuare una scelta consapevole per avere un impatto minore sul pianeta e provare ad invertire la rotta ormai intrapresa. Utilizzando le parole dell'artista che si riferiscono alla carta d'arachnomanzia numero 28, Bad News, per liberarti devi cambiare prospettiva cambiando posizione. La mostra Palazzo Strozzi termina con la sala Aerographies.
La sala aerografo mette in prospettiva i diversi modi in cui i movimenti di persone, calore e particelle influenzano l'aria e ne sono influenzati. Ogni gesto lascia una traccia, solitamente invisibile, che diventa percepibile tramite un segno. Infatti, elemento fondamentale di questa sala è l'integrazione con il pubblico. Al passaggio dei visitatori, le penne, sostenute da palloncini, si muovono su lunghi fogli segnando delle traiettorie e creando dei disegni che prendono il nome di aeroglifi, perché i palloncini si muovono senza l'utilizzo di combustibili fossili, ma solo tramite lo spostamento dell'aria. Le penne sono riempite da inchiostro realizzato con l'inquinamento da carbon nero di Mumbai. Infatti, l'artista mostra come il materiale con cui abbiamo inquinato l'aria diventa uno strumento con il quale si può comunicare e i disegni diventano firma dell'aria. La serie Aerographies si estende non solo all'interno della mostra, ma anche al di fuori. Rendono percepibili i movimenti quotidiani e le correnti d'aria che altrimenti sarebbero invisibili. Questo è permesso grazie alle sculture aerosolari, che sono dotate di un GPS che permette di scannerizzare al software il loro percorso sotto forma di grafico. L'inquinamento è un tema che viene trattato anche dall'artista Brother Nut, artista cinese che dal 24 luglio al 30 novembre del 2015 ha impiegato 4 ore delle sue giornate ad aspirare lo smog di Pechino con un aspirapolvere capace di risucchiare lo stesso quantitativo d'aria respirata da 62 persone ogni giorno, facendo leva su un preoccupante piega dell'ambiente, soprattutto in questa città. Lo smog diventa polvere e insieme all'argilla l'artista crea un piccolo mattone. Sia Thomas Saraseno che l'artista cinese vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica all'utilizzo di fonti rinnovabili. Anche Thomas Saraseno rende percepibile l'inquinamento tramite l'app legata alle sculture aerosolari, che permette di simulare i percorsi su voli virtuali delle sculture aerosolari, permette di conoscere quante sculture aerosolari stanno volando e dove, ed nelle città in cui le sculture volano, fare una stima degli agenti inquinanti che ne sono presenti. Il culmine di oltre 20 anni di lavoro sperimentale di Thomas Saraseno si hanno con gli Human Fly, che sono principalmente strutture totalmente sostenibili che volano e sollevano un essere umano nell'atmosfera senza l'utilizzo di combustibili fossili elio litio, ma solo tramite il calore solare e terrestre. Il massimo emblema di questi voli si ha nel 28 gennaio del 2020 con il volo del Pachamama. Infatti questo volo è molto importante e raggiunge perfino 6 record mondiali. Viene chiamato così la mongolfiera sostenibile, ovvero Pachamama, collegato al concetto andino, che collega il di sopra e il di sotto, oltre lo spazio e il tempo. Questo viene collegato perché il volo venne fatto nelle Salinas Grande, dove la comunità andina viene a collaborare con la comunità dell'Ariocene. Il concetto andino lega 3 tipi di mondi: il mondo della divinità, il mondo della vita e il mondo della morte, denominati come Hanan Pasha, Kai Pasha e Uku Pasha. Infatti questi collegamenti è tutto collegato, è tutto connesso, e queste connessioni Thomas Saraseno le rinchiude anche nella rete tridimensionale che collega il pavimento e l'area sovrastante nella mostra con l'ultima installazione, dove i rami e le radici sono connesse da una rete di vita rizomatica, ovvero tutto connesso, dove l'albero della vita gerarchica va oltre e le specie sono tutte uguali, tutte ibride. Notevolmente importante è anche il contatto che Thomas Saraseno e la sua comunità ariocene ha avuto con la comunità delle Salinas Grandi, conoscendo la loro cultura e i loro problemi. Infatti, l'estrazione del litio è un tasto dolente per questi territori. Il litio è un minerale che si trova nei laghi salati e la sua estrazione avviene tramite evaporazione.
evaporata tutta l'acqua, rimane il minerale di litio, che viene utilizzato principalmente per la costruzione di batterie dei nostri iPhone o delle nostre macchine. Ma l'estrazione rende queste terre molto, molto aride, e questo fa sì che c'è una mancanza d'acqua per questi popoli, tanto che il Human Fly diventa un manifesto e un grido di aiuto per queste popolazioni, tanto che lo slogan che viene posto al di sopra della mongolfiera sostenibile è: l'acqua e la vita valgono molto più del litio.